ad una nuova edizione di TG Flash. Iniziamo con alcuni episodi di cronaca. Cerignola, la Polizia di Stato arresta un cittadino extracomunitario per rapina e lesioni aggravate. Nel corso di servizi di controllo del territorio mirati alla prevenzione e repressione dei reati in genere in Cerignola, agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un 32enne extracomunitario. Gli agenti del reparto prevenzione crimine in servizio presso il commissariato di Cerignola nel pomeriggio del 5 dicembre, su richiesta della centrale operativa, sono intervenuti in via Trinitapoli presso l'attività commerciale di Casalinghi Alimentari per avvenuta rapina. Sul posto, un dipendente dell'attività ha riferito che poco prima era entrato nel negozio un uomo di colore, alto circa 1,90 m, abbigliato con giubbotto di colore blu, con felpa di colore scuro, pantaloni tipo jeans indossati a vita bassa, che chiedeva con insistenza dei superalcolici, e nella tasca posteriore si intravedeva fuoriuscire il manico di un coltello di colore bianco. Poiché l'attività è sprovvista di tale categoria merceologica, il malfattore si è avviato tra gli scaffali e ha asportato prodotti, infilandoli nelle tasche del giubbotto e consumandoli sul posto. Il titolare, pertanto, è intervenuto per allontanare il soggetto, ma questi ha estratto il coltello e lo ha ferito, dandosi poi alla fuga, mentre il titolare è stato subito accompagnato al pronto soccorso. Gli agenti della pattuglia hanno effettuato le ricerche nell'immediatezza e poco distante hanno notato una persona che corrispondeva alla descrizione fornita. Il soggetto, alla vista dell'auto di servizio, ha accelerato il passo e buttato in un bidone dei rifiuti il coltello, prontamente recuperato dagli operatori che provvedevano a bloccarlo accompagnandolo in commissariato per i dovuti accertamenti. Accertata l'identità dell'uomo, che è risultato in possesso di un permesso di soggiorno per motivi umanitari recentemente scaduto, lo stesso è stato arrestato e condotto presso la casa circondariale di Foggia, a disposizione della Procura della Repubblica. Il titolare dell'attività ha riconosciuto l'aggressore. Continua ad essere sempre alta l'attenzione della Polizia di Stato nell'interno territorio della Capitanata, grazie all'immediata richiesta di soccorso del dipendente dell'attività e al tempestivo intervento degli agenti che, nell'immediatezza del fatto reato, hanno individuato l'autore del crimine. Si è riusciti ad assicurare alla giustizia il reo. Ancora un altro arresto, questa volta a Foggia. Un uomo originario del posto è stato appunto tratto in arresto per spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza al pubblico ufficiale. Nel corso di un servizio mirato al contrasto della criminalità diffusa nella mattinata di ieri, 5 dicembre 2017, agenti della Polizia di Stato della Squadra Mobile Gruppo Falchi della locale questura hanno arrestato un uomo foggiano di anni 32 per i reati di resistenza al pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'arresto è stato eseguito in merito all'ordine di esecuzione per la carcerazione di pena detentiva di anni 1 e mesi 10, emesso in data 4 dicembre 2017 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia. L'uomo è stato associato alla locale casa circondariale a disposizione della Procura della Repubblica competente. La Polizia di Stato prosegue la lotta alla criminalità al fine di aumentare la percezione di sicurezza da parte dei cittadini in tutta la Capitanata. Si è verificato a Sansevero, in un condominio precisamente, dove un vicino di casa è stato accoltellato. A dare l'allarme al 118 sono stati gli stessi vicini. L'ennesimo litigio tra condomini è questo il motivo che ha spinto un uomo di età 59 ad armarsi di un coltello e colpire un suo vicino di casa. L'episodio si è verificato a Sansevero, in via Lufino, la sera del 2 dicembre. I carabinieri avevano ricevuto una telefonata sull'utenza di emergenza 112, in cui veniva segnalata una discussione animata tra due persone. Giunti sul posto, i militari si sono ritrovati di fronte un uomo di 69 anni con una evidente ferita all'addome che sanguinava copiosamente. La prima preoccupazione dei militari è stata quella di soccorrere la vittima, richiedendo l'immediato intervento del personale del 118. Subito dopo il trasporto in ospedale, i militari hanno iniziato ad ascoltare i vicini alla ricerca di elementi utili per capire la dinamica dell'accaduto e individuarne l'autore.
ma i militari dell'arma sono così riusciti a ricostruire che la vittima si era lamentata per alcuni sacchetti di immondizia lasciati sulle scale condominiali. A quel punto l'aggressore, udito quando stava accadendo, aveva preso parte alla discussione e aggredito verbalmente il 69enne. Al culmine del litigio ha estratto un coltello a serramanico dai pantaloni e sferrato una pugnalata in pieno addome alla vittima, che si è accasciata al suolo. Fortunatamente il tempestivo intervento di soccorsi ha evitato conseguenze ben più gravi. Il ferito infatti è stato ricoverato presso l'ospedale di San Severo. Dopo gli accertamenti del caso, i sanitari hanno escluso che la lesione abbia coinvolto organi vitali. L'aggressore è invece stato rintracciato presso la sua abitazione e dichiarato in arresto. E passiamo all'attualità. L'attività dell'associazione Midollo Osseo non si ferma. Dopo i due incontri del 2 dicembre tenuti nelle varie piazze lucerine e anche nelle scuole, un nuovo appuntamento vi aspetta il 10 di dicembre a Villa Imperiale. L'incontro verterà su un torneo di burraco allo scopo di socializzare e sostenere l'associazione. La cittadinanza è invitata a partecipare. Sabato 2 e domenica 3 dicembre, molte piazze italiane si è parlato di vita. Un gran numero di persone, soprattutto giovani, incitati dal messaggio lanciato dall'Associazione Donatori Midollo Osseo, Su con la vita, ha partecipato alle varie iniziative organizzate. Anche a Lucera si sono svolti due meravigliosi eventi. Nella mattinata di sabato, una conferenza pubblica svoltasi presso l'aula magna del liceo Bonghi Onorato e domenica nella chiesa San Domenico, una santa messa e il tradizionale concerto di Natale. Tutti i partecipanti hanno potuto confrontarsi e ricevere informazioni, imparando ad esempio che si dona anche con un prelievo delle cellule del sangue in circolo del braccio e che basta un prelievo del sangue per entrare nella banca dati dei potenziali donatori di midollo osseo. Nelle stesse giornate, nei desk ADMO allestiti per l'occasione, è stato possibile ricevere a fronte di un'offerta panettoni di qualità racchiusi in eleganti confezioni e cui il ricavato sarà utilizzato per acquistare kit salivari necessari per iscrivere nuovi donatori al registro attraverso il prelievo dei loro dati genetici in modo semplice e sicuro. L'attività dell'associazione ha permesso in questi anni di informare la popolazione sulla donazione di midollo osseo, aumentando sensibilmente il numero dei donatori italiani iscritti al registro italiano donatori midollo osseo, che oggi sono oltre 388.000. Un grande numero, eppure non sufficiente, perché in caso di donatore non consanguigno la compatibilità con la persona malata in attesa di trapianto si verifica in un caso su 100.000. L'attività dell'Associazione di Lucera però non si ferma. Domenica 10 dicembre, presso l'Hotel Villa Imperiale, si svolgerà un torneo di burraco allo scopo di socializzare e sostenere l'associazione, incrementando le adesioni. Al termine del torneo si svolgerà una pizzata per tutti, anche per coloro che non parteciperanno al torneo. Siete tutti invitati! Il 15 e il 16 di dicembre, presso il Teatro Il Piccolo di Santa Maria delle Grazie, andrà in onda lo spettacolo Domani mi sposo, con in scena i due attori comici lucerini Antonio Montuori e Francesco Paolo Pilla. Sarà un weekend di risate e divertenti gag quello che si vivrà a Lucera grazie alla comicità di Antonio Montuori, attore poliedrico del luogo con alle spalle già tante esperienze importanti nel mondo del cabaret. Lo spettacolo si chiama Domani mi sposo e vedrà in scena Antonio Montuori con Francesco Paolo Pilla, con il quale sarà alle prese con l'organizzazione di un matrimonio dove le ristrettezze economiche del futuro sposo lo costringeranno a trovare soluzioni bizzarre e improbabili per cercare di convocare giuste nozze. Antonio Montuori, 35enne, attore di Lucera, ha un'importante esperienza artistica alle spalle. Dopo 10 anni di teatro e di musical conquista il secondo posto al Festival Ridicciocciaria. Partecipa come finalista nel 2014 al premio Charlotte a Salerno e al Festival del Cabaret di Martina Franca. Nel 2015 vince il Festival del Cabaret di Basilicata e Calabria e nel 2016 il Festival Ridi Babbione. Nell'estate del 2016 si imbatte in un tour estivo che conta oltre 50 date in collaborazione con il comico di Bande Sud, Santino Caravella.
Si cimenta anche in lavori televisivi partecipando alla trasmissione Io Campo, in onda su Antenna Sud, e alla docufiction Orsara Ieri Oggi, suddivisa in 10 puntate, in onda su Telefoggia. Inoltre ha partecipato al programma comico Challenge 4 in onda su Rai 4. Lo spettacolo andrà in scena il 15 e il 16 di dicembre presso il Teatro Il Piccolo, in chiesa Santa Maria delle Grazie di Lucera. Il divertimento è assicurato. Un in bocca al lupo ai nostri due attori lucerini ed io vi aspetto alla prossima edizione di TG Flash. Un saluto a tutti.